La Telecaster è uno strumento assolutamente affascinante e più volte ne abbiamo parlato in questo canale. Nel video di oggi ho ordinato su strumentimusicali.net 4 chitarre della tipologia Telecaster in una fascia di prezzo intorno ai 500-600 euro. Una fascia di prezzo interessante poiché spesso si trovano strumenti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Prima di scoprire quali strumenti ho ordinato, vi ricordo di iscrivervi al canale, premere like e la campanellina. A voi non costa ovviamente nulla, ma per il mio canale è davvero di grande aiuto. E ora, senza indugiare, andiamo a scoprire gli strumenti di oggi. La prima chitarra è una Squier Telecaster in una edizione speciale per il 40° anniversario di Squier. Come potete vedere, la chitarra ha un'estetica davvero decisa, qui in questo colore Sherwood Green Metallic. Ma c'è anche la versione nera con questo battipenna in alluminio anodizzato dorato, davvero molto d'impatto, così come anche l'hardware che è placcato in oro. Abbiamo anche il binding sul manico che rende questa chitarra, a mio avviso, molto molto elegante. Il corpo è in niato, che è un legno con le proprietà simili a quelle del mogano. Il manico invece è in acero e la tastiera è invece in alloro indiano, che devo dire in questo caso ho addirittura scambiato quasi per palissandro, per le sue caratteristiche di colore e anche di porosità. Le meccaniche sono di tipo vintage e il ponte è il classico ponte Telecaster con tre sellette con le corde passanti attraverso il corpo della chitarra. I pickup sono dei Fender Design al nico e ve li faccio sentire nei prossimi esempi. La chitarra ha il suo twang tipico della Telecaster, ma a mio avviso il corpo in niato è generoso di frequenze medio-basse ed ha a questa chitarra una voce secondo me abbastanza inedita. Infine andiamo a sentire come si comporta questa chitarra con più alti livelli di gain. Thank you.
seconda chitarra di oggi è la Sire Larry Carlton T7, che molti di voi mi hanno chiesto di provare visto il successo dei precedenti modelli dello stesso brand. Il modello Telecaster è uno degli ultimi prodotti da questo marchio e devo dire che non tradisce le aspettative. Il corpo è in un tano nordamericano, il manico in acero roasted con una classica forma a C. Anche il radius, come nella chitarra precedente, è un classico 9,5. Qua abbiamo 22 tasti, medium jumbo, che sono posati davvero perfettamente, con i bordi del manico arrotondato, davvero super confortevole. Abbiamo inoltre delle meccaniche autobloccanti e anche qui un ponte con le classiche tre sellette tipo Telecaster, con le corde anche qua passanti attraverso il corpo. I pickup sono anch'essi di casa Sire e ve li faccio sentire nel prossimo esempio. Voglio solo precisare che ho usato per tutte e quattro le chitarre gli stessi settaggi dell'amplificatore nelle tre situazioni, clean, crunch e lead. Pertanto se sentite o sentirete delle differenze, ad esempio in termini di gain, sarà da imputare a quanto spingono i pickup delle diverse chitarre. Uno strumento sicuramente con un bel carattere, andiamo a sentire come si comporta quindi con il suono crunch della mia Marshall DSL. Sentiamo quindi ora il suono lead utilizzando un overdrive come booster. Questa chitarra è una FGN Boundary Iliad, una chitarra che è addirittura costruita in Giappone, mentre le precedenti sono costruite in Indonesia. Questo strumento di forma Telecaster in realtà ha un'anima leggermente diversa dalle precedenti, a partire dal corpo, che questa volta è in tiglio, un tipo di legno che in genere si usa su chitarre un po' più spinte. Il manico invece è in acero con una tastiera a raggio composito da 10 a 14 e anche qui abbiamo 22 tasti medium jumbo con un trattamento chiamato Circle Fretting System, che da quello che ho capito installa i tasti seguendo una curvatura di questo tipo per rispettare meglio le geometrie della chitarra e dare sempre un angolo di 90 gradi tra la corda e il tasto. Magari se volete approfondire andate a vedere sul sito ufficiale di FGN se vi interessa di più questo tipo di discorso.
Le meccaniche anche qua sono in stile vintage, il ponte questa volta 6 sellette, quindi più moderno, e due pick-up sempre FGN. Lo strumento, come vi dicevo, ha un carattere, un animo un po' differente e potete sentire di cosa parlo già nel prossimo esempio con il suono clean, che a mio avviso suona leggermente più scavato sulle medie rispetto al classico suono Telecaster, con un risultato in qualche modo più educato, diciamo così. Anche qui ritroviamo sicuramente il twang tipico di una Telecaster, ma con un carattere, come dicevo prima, più educato, meno invadente, a mio avviso. Ascoltate il prossimo esempio e ditemi la vostra. Infine vi faccio sentire il suono lead, probabilmente uno dei terreni in cui questa chitarra si trova più a suo agio, complice anche il radius composito del manico che porta forse a suonare qualche nota in più del necessario. Infine l'ultimo modello di oggi che ho lasciato per ultima poiché di concezione un po' differente, anche lei una Sire T7, questa volta nella sua variante FM con top in acero con questa impiallacciatura fiammata molto molto bella, come abbiamo già visto anche su altri modelli sempre di questo brand. Qui abbiamo il ponte tremolo e come potete vedere anche due humbucker sempre di casa Sire. Una chitarra quindi sicuramente molto più moderna, nonostante presenti lo stesso corpo in ontano e lo stesso manico in acero roasted che abbiamo visto nella sua versione con pickup single coil. In questo caso invece abbiamo un selettore a 5 posizioni che rende questo strumento sicuramente molto versatile, che a mio avviso strizza un po' l'occhio ad alcune chitarre molto costose della scena losangelina. Andiamo a sentire i suoni crunch di questo strumento davvero molto gradevoli, con una personalità molto morbida, un suono che descriverei come accogliente. Anche questo strumento, come la sua sorella in versione single coil, ha un carattere particolare, anche in questo caso in qualche modo inedito per una chitarra dalle fattezze Telecaster.
Infine andiamo a sentire i suoni distorti che ovviamente risulteranno più compressi e con più gain rispetto agli esempi precedenti per merito dei pickup humbucker. Veniamo quindi al giudizio finale su questi strumenti, che naturalmente vi ricordo essere solo le mie impressioni personali, pertanto fatemi sapere se avete provato queste chitarre, se avete avuto delle impressioni diverse dalle mie, oppure se concordate con me. Partendo dalla Squier, devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro da un punto di vista estetico, in quanto la chitarra secondo me è davvero molto molto bella. Come le altre Classic Vibe che ho provato, il feeling è quello più vicino a quello di una vera Fender Telecaster. Anche in questo caso però è quella un po' più duretta, da picchiare un pochino di più. Devo dire però che non mi ha fatto impazzire la dotazione di pickup, che in questo caso tende a essere un po' sbilanciata, nel senso che il pickup al manico mi è sembrato decisamente più scarico rispetto a quello al ponte. Tuttavia, se vi piace la serie Classic Vibe, questa particolare edizione potrebbe essere molto gradita se volete un modello, diciamo, un pochino più esclusivo. La Sire T7, come dicevo poco fa, non tradisce assolutamente le aspettative che avevo riguardo questo marchio. Devo dire che appena ho tolto queste chitarre dalla scatola, sia questa che la sua sorella con gli humbucker, ho proprio detto wow. Cioè, esteticamente sembrano chitarre da almeno 2000 euro, ok? Intorno a quella fascia di prezzo. Sono davvero bellissime da vedere, molto curate e devo dire che anche la sensazione del manico è qualcosa che per questa fascia di prezzo, secondo me, è abbastanza incredibile. Sicuramente ha un carattere forte e ha una presenza sulle frequenze medie, medio-alte, molto spiccata. E personalmente credo che i pickup non siano forse la mia combinazione preferita con questa costruzione, con questa chitarra, ma stiamo ovviamente parlando di gusti assolutamente personali. Abbiamo anche delle meccaniche autobloccanti in questo caso e davvero sembra uno strumento di una qualità decisamente superiore rispetto al prezzo in cui si trova. Unico appunto, durante la prova mi è esplosa una corda mentre stavo suonando proprio qui sulla selletta, pertanto prevedo la possibilità che le sellette siano eventualmente un pochino da limare o, nella peggiore delle ipotesi, da sostituire, perché c'è proprio qualche asperità
che può quindi causare questo problema di rottura delle corde. Piccoli difetti che però a mio avviso non vanno a inficiare la qualità di uno strumento davvero eccellente per questa fascia di prezzo. E personalmente devo dire anche molto bella in questa finitura bianca con il battipenna Tortoise Shell. La FGN mi ha sorpreso perché non immaginavo si potesse acquistare uno strumento costruito in Giappone a questa cifra. Il manico ha una forma per me davvero super comoda, un fascino considerevole con un sapore decisamente anni 80. Pickup e hardware non mi hanno proprio fatto impazzire, ma lo strumento c'è e se questa è la qualità che questo marchio può dare in questa fascia di prezzo, sono davvero curioso di provare i modelli di fascia superiore. Sicuramente un bello strumento, ma che si discosta leggermente da un classico suono Telecaster e diciamo un po' vintage per andare in una direzione un po' più ibrida fra una Telecaster e una chitarra con un'anima più shred anni 80. Infine la Sire T7 FM esteticamente parla da sola, è davvero stupenda e anche in questo caso però non abbiamo per ovvi motivi di costruzione e scelta dei pickup il classico suono Telecaster. Per me questa chitarra è la proposta di Sire a creare insomma uno strumento che strizza un po' l'occhio ad alcune chitarre tipo Tom Henderson, naturalmente con le dovute proporzioni, siccome la fascia di prezzo è differente, una chitarra quindi da session man, molto versatile nonostante un suo carattere comunque ben preciso. Mi ha colpito questa sua ricchezza sulle medio-basse, mi chiedo se siano i pick-up, sarebbe curioso quindi provarne magari altri, ma anche in questo caso lo strumento secondo me è davvero eccellente. Ultima considerazione, la particolarità come anche l'altra versione con i pick-up single coil, il manico che è satinato, ok, dietro, mentre la tastiera è verniciata e questa caratteristica potrebbe magari non essere gradita a tutti. Fatemi sapere quale chitarra vi è piaciuta di più in questo test e se avete avuto la possibilità di provarne qualcuna. Io ringrazio ancora strumentimusicali.net che mi ha dato la possibilità di provare questi strumenti, naturalmente trovate tutti i link sotto in descrizione se volete saperne di più riguardo prezzi, specifiche e disponibilità. Se il video vi è piaciuto considerate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video succulenti che caricherò. Se volete supportare ulteriormente il canale date uno sguardo anche ai miei corsi che trovate sotto in descrizione. E anche per oggi questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!